Basso Fondale 2022. Ragazzi, solo l'etichetta mi fa venire voglia di assaggiarlo, per cui mettetevi comodi, cominciamo questa degustazione che secondo me sarà davvero davvero particolare, ma prima di cominciare, come sempre, sigla! Come sempre, di ritorno dalla sigla, mi raccomando, l'iscrizione al canale, per voi un gesto semplice e gratuito, per noi davvero importante per crescere, per continuare a portarvi contenuti sempre più interessanti, quindi vi ringrazio. Ma veniamo a noi ragazzi, veniamo a questa bellissima bottiglia. Due parole sul produttore. Vigne Salse è una piccola azienda agricola a Musile di Piave. Marco e assieme alla compagna Giorgia hanno dei terreni davvero davvero interessanti, ragazzi, perché la laguna, quando fa le sue piene e poi si ritira, lascia tanta mineralità, tanta sapidità, il calcare nei terreni limoso-argillosi. Ecco che poi vengono fuori dei prodotti taglienti, che hanno una bellissima acidità, che hanno una finezza, una persistenza davvero interessanti. Questo è il loro vino principale, Basso Fondale, ragazzi, che si contraddistingue per essere un metodo ancestrale, un surly, quindi una via di mezzo, come abbiamo visto in altri video, tra il metodo classico e il metodo Charmat per fare il prosecco, perché è un rifermentato in bottiglia senza sboccatura, quindi abbiamo la presenza del fondo. Io però voglio fare una doppia prova in questo video, quindi assaggiare prima il vino abbastanza limpido e poi andare a muovere il fondo appunto e renderlo torbido, quindi vedremo anche se ci sono delle differenze e che differenze tra il primo e il secondo assaggio. Ragazzi, devo dirvi che sono anche piuttosto curioso di bere questa bottiglia, perché intanto è la vendemmia 2022, quindi andremo anche a vedere dopo un anno in più di bottiglia se c'è stata dell'ossidazione, che effetti ha avuto. Ho preso apposta il calice ampio perché voglio fare sì che questo vino si apra e che mi regali tutti i suoi profumi, tutto il suo potenziale. Allora, ho versato un calice di vino limpido per quanto possibile, lasciando i fondi sul fondo della bottiglia, e dopo andremo ad agitarla. Quindi per il momento il colore è abbastanza limpido, molto luminoso, devo dire, un bel colore giallo paglierino intenso. Passo all'esame olfattivo, quindi la mia curiosità e la mia esperienza mi dicono che delle note di ossidazione andremo a ritrovarle, però adesso vediamo. È un naso pazzesco, veramente veramente intenso, ricco e anche abbastanza fine. Ho bisogno di una seconda prova per capire meglio tutto. Sicuramente si sentono frutti a pasta bianca e a pasta gialla, sicuramente i fiori bianchi, però secchi, capito? Una versione quasi appassita di questi fiori, ed è davvero interessante. C'è qualcos'altro che ancora mi sfugge però. Una punta di mandorla amara, di nota fecciosa, ma non in senso negativo, come abbiamo già visto in altri vini rifermentati senza sboccatura. C'è un po' questo finale amaricante già al naso. Ora passiamo all'esame gustativo. Ragazzi, devo dire che è molto 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 elegante, anche la bollicina ha una quasi piacevole cremosità, quindi sono contento di aver aspettato tutti questi mesi prima di gustarmi questa bottiglia. Devo dire che è sorprendente ragazzi, veramente bello, pulito, fresco, sincero in bocca, un assaggio che ti invoglia a farne un altro, quindi richiama alla beva, fa salivare, pulisce bene la bocca. Questo è molto molto positivo, devo dire che ha superato le mie aspettative. Ora, come potete vedere, il fondo è stato messo in agitazione, quindi non avremo più un vino limpido ma torbido. Andiamo ad assaggiare e a percepire le differenze. Secondo me, intanto, già a livello di naso potremo percepire qualcosa di diverso. Il profumo, ragazzi, se possibile si fa ancora più interessante. Arriva una parte agrumata, una parte di mandorla, una parte anche di crosta di pane. Davvero, davvero super! E adesso assaggio. È un vino sorprendente. All'assaggio forse ora diventa un po' troppo predominante la parte ossidativa e preferivo la pulizia che c'era prima. Però nel complesso, ragazzi, un vino sorprendente. Tra Laguna Nord e Piave Vecchia, tra terreni argillosi, sabbiosi e limosi, tra il salso della laguna e l'acqua dolce del fiume, qui in mezzo si trova Vigne Salse. Vitigni di circa 30 anni, potatura a cordone speronato e Silvaux, produzione tra i 40 e i 90 quintali ettaro. Solo concimazioni organiche, sovescio e rispetto per la pianta e per il terreno. Vendemmia 2022.
La mia valutazione, ragazzi, è di 89 centesimi. Avete capito bene, un voto altissimo per un Surly. Tra l'altro si tratta di un genere di vino che non amo, ma in questo caso sono stato colpito molto molto piacevolmente. Vi lascio qui nelle schede altri video relativi ai vini col fondo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, un bel pollice in su e ci vediamo alla prossima degustazione. Ciao ragazzi!